Marco Maurizi, che oltre ad aver organizzato questo convegno, Concorso, no, perché stavo perché poi ci leggendo. sarà un premiato alla fine, non lo sapete. Leggevo, no, volevo evitare tutta la parte assenni Sarà attribuito da ricerca. me. No, volevo invece dire una Un cosa bombo. che tu mi hai segnato tra assenni di ricerca e pubblicazioni su Adorno, che sono moltissime per la sua età. Non hai scritto che sei un musicista, che in Ah, è quanto vero. studioso di Adorno è una nota di merito, no? Se è vero quello che abbiamo detto prima con la professoressa Albani, Sì, sono che poi bisogna musicista. capirne di musica per poter. Sì, però mi piacciono i Ramones, quindi non credo Vabbè, che questo Adorno non lo avrebbe diciamo, apprezzato. possiamo non No, dirlo. no, beh, vi volevo scrivere una cosa sui Ramones, l'Olocausto e la modernità, che secondo me ci sta, però in un altro convegno. Allora, Va sì, bene. cercherò di essere breve perché in effetti l'ora è tarda, vi ringrazio che siete rimasti fino alla fine. Allora, il titolo del mio intervento è Solidarietà con i corpi torturabili, con i corpi straziabili, quindi è una citazione da Brecht, abbiamo già. Di cui abbiamo già parlato, che Adorno fa cadere appunto nelle lezioni sulla metafisica e che poi riporta in dialettica negativa. È interessante che, come dire, mentre nelle lezioni sulla metafisica questa citazione cade nel momento in cui si parla di Auschwitz, si parla di quello che ha significato Auschwitz per la cultura, invece in dialettica negativa finisce nel capitolo su Kant. Quindi è interessante perché c'è un collegamento evidentemente fra questi due luoghi del pensiero di Adorno, c'è un nucleo teorico che cercherei brevemente, sinteticamente, di evidenziare. Posso farlo grazie al fatto che altri interventi hanno già detto ampiamente cose che appunto non ho bisogno di ripetere. La seconda parte del titolo, L'animale come limite della cultura. Limite della cultura qui, limite significa due cose contemporaneamente, significa limite come ciò che si pone al di qua della genesi della cultura, al di qua della genesi della civiltà, della genesi dell'umano in quanto tale per Adorno e Horkheimer, ma anche ciò che noi ritroviamo come punto di compimento e di dissoluzione della cultura se, stante il giudizio di Adorno, se condividiamo il giudizio di Adorno, che con Auschwitz è successo qualcosa di, come dire, di definitivo rispetto a quello che la civiltà e la cultura sono sempre stati. Quindi un momento veritativo di manifestazione che appunto ha nella problematica dell'animale, dell'animalità umana, ma anche no, come cercherò di argomentare, il suo punto di ancoraggio. Per comprendere questo nucleo teorico bisogna appunto tornare alla dialettica dell'illuminismo, che rappresenta una sorta di programma di ricerca di Adorno, di Horkheimer e io sospetto anche in un certo senso di Marcuse, ma questo adesso non lo voglio approfondire. Cioè c'è una lettura di Adorno, ci sono due modi di leggere Adorno entrambi sfocati, cioè chi si concentra esclusivamente sulla dialettica dell'illuminismo, quindi sembra che Adorno non abbia fatto altro, aveva scritto solo quello, benché poi nella prefazione entrambi gli autori dicono vabbè noi oggi forse le cose le scriveremmo in modo diverso. Non si sa perché dovrebbero dire questo, se evidentemente il loro pensiero è rimasto lì. Oppure sono quelli che leggono Adorno e non si rendono conto che Adorno è vero quello che qualcun altro ha detto, Satana diceva, abbiamo l'impressione che ridica quasi sempre la stessa cosa, non ridice sempre la stessa cosa, sta approfondendo un problema teorico che ha posto insieme a Horkheimer nella dialettica dell'illuminismo e che io cerco di sintetizzare brevemente nel problema appunto della dialettica tra natura e ragione, come è stata già citata, o natura civiltà. Tra l'altro, proprio nel capitolo su Kant, sulla critica del soggetto morale kantiano, Adorno dà una delle tante riformulazioni di questo nucleo teorico che è veramente difficile farselo sfuggire, perché quando si legge un testo di Adorno, inevitabilmente arriva il momento in cui lui ciccia fuori questo problema della dialettica ragione-natura. Lo leggo perché è brevissimo, è talmente sintetico che dice tutto. Che la ragione sia altro dalla natura e tuttavia un suo momento è la sua preistoria divenuta sua determinazione immanente. Essa, la ragione, è naturale in quanto energia psichica deviata a scopi di autoconservazione, ma una volta scissa e in contrasto con la natura, la ragione diventa anche altro da essa. E questo è però il punto importante. Sporgendo dalla natura in modo effimero, sporgendo dalla natura in modo effimero, la ragione è identica e non identica ad essa. È dialettica in base al suo stesso concetto.
ma quantomeno la ragione si fa scrupoli all'interno di quella dialettica a porsi come l'antitesi assoluta della natura, tanto più la ragione, che è natura che in maniera effimera si distanzia da se stessa, usa questo distanziamento dalla natura per opprimere la natura, per contrapporsi e irrigidirsi rispetto alla natura, dimenticando appunto di averla al suo interno, tanto più l'autoconservazione, che è il motivo per cui la ragione si stacca dalla natura, l'autoconservazione ribarbarizzata, regredita a barbarie, ritorna alla natura, regredisce a natura. Solo riflettendola, la ragione sarebbe più che natura, ecco il punto. La ragione potrebbe essere più che natura solo se riflettesse al suo interno questo stesso meccanismo che la distanzia, e che nel momento in cui la distanzia la contrappone alla natura, che diventa oggetto a sua disposizione, oggetto di manipolazione della natura, della ragione, e che però la irrigidisce e la ritraduce in meccanismo di violenza. Per cui se la ragione è ciò attraverso cui l'uomo cerca di autoconservarsi per emanciparsi da una dimensione di immediatezza, di brutalità, di violenza, Adorno e Horkheimer scrivono, e qui Adorno lo ripete, nel momento in cui questa ragione pretende di contrapporsi a qualcosa di altro da sé e quindi squalificare questo altro da sé e imporgli i suoi, la legge del suo dominio, ecco che invece ricade proprio in ciò che, di cui aveva provato orrore. Allora, questo è il nucleo della dialettica dell'illuminismo, cioè questo è il nucleo teorico dell'illuminismo. Lì era appunto un tentativo di ricostruire una genealogia del fascismo. Perché la civiltà porta alla barbarie? Perché proprio nella civilissima Germania, terra di poeti e musicisti, la musica diventa invece un modo per coprire le urla dei torturati? In dialettica negativa si fa un passo ulteriore, si prende Auschwitz come pars pro toto dell'annientamento e si dice che cosa è, ci si chiede che cosa è accaduto ad Auschwitz. È esattamente accaduto la fine della cultura, la fine della cultura come l'abbiamo sempre vissuta, l'abbiamo sempre riproposta, perché ad Auschwitz in un certo senso è come se fosse evaporato quello spirito che doveva contrapporsi alla brutalità, alla violenza. E invece lo spirito si trasforma in maniera eclatante, plateale, in bruta violenza e distruzione. Ed ecco allora che lo spirito che voleva contrapporsi alla natura mostra la menzogna di cui è intessuto. Menzogna che non ci fa, ovviamente, dice Adorno, sposare la tesi che quindi la storia della civiltà sia esclusivamente solo e soltanto menzogna. Perché le promesse della civiltà, appunto, le promesse di qualcosa che si pone al di sopra di una legge della violenza e dell'oppressione devono essere mantenute, ma non possono essere mantenute dentro quella logica della contrapposizione, della chiusura identitaria dell'umano, che in qualche modo non fanno invece altro che perpetuare a livello di specie, a livello di società umana, l'egoismo, appunto, che invece dovrebbe aprirsi all'altro. Ed ecco che dopo Auschwitz non si possono più scrivere poesie, perché la cultura risorta dopo la sua morte è doppiamente falsa. Perché è doppiamente falsa? Perché quello che accade ad Auschwitz, dice Adorno, è l'indicibile. E la cultura invece che continua, che si ricostruisce dopo l'indicibile, dopo la sua stessa morte, non è altro che una doppia menzogna, no? Perché ha dentro di sé la menzogna di quello che lo spirito è sempre stata, la cultura è sempre stata, una nobiltà che si fa nobiltà perché schiaccia l'altro e soggioga l'altro, e al tempo stesso però è doppiamente falsa perché non si rende conto di quella condanna a cui è giunta per la sua stessa interna meccanica. Ora però l'indicibile di Auschwitz non è soltanto l'indicibile di qualcosa che nel momento in cui io lo rappresento e lo dico, allora lo riduco nella sua violenza, nella sua, ne riduco in qualche modo la portata, non è soltanto questo, non c'è soltanto il fatto che se l'industria culturale ripropone film sul nazismo, in un certo senso non fa che di nuovo e costantemente ridurre quello che è accaduto, renderlo commensurabile all'immaginazione umana, anche stereotipizzarlo, no? Quindi in un certo senso ne riduce la portata, la deflagrazione che dovrebbe avere invece Auschwitz, secondo Adorno. Non è soltanto questo. Quello che accade ad Auschwitz è l'indicibile perché è indicibile a partire dalle strutture dello spirito, così come si è costituito in questa dinamica di assoggettamento della natura. Cioè, quello che è accaduto ad Auschwitz può essere detto soltanto come denuncia della menzogna,
dello spirito come contrapposto alla natura, e soltanto nella misura in cui si fa carico di denunciare anche quella che è la violenza intrinseca alla dimensione della cultura e della civiltà, allora ha una sua legittimazione, altrimenti diventa un modo per rimuovere quello scandalo che dovrebbe rappresentare Auschwitz. Allora, che cosa, perché l'indicibile, perché è interno alle strutture, perché, come dire, in qualche modo contesta, o meglio, rende evidenti le strutture stesse dello spirito come contrapposto alla natura e come soggiogante alla natura. Cosa accade nel campo di concentramento? Accade, per esempio, è stato detto più volte, un processo di animalizzazione. Le vittime dei campi di concentramento sono animalizzati. Questo l'ha già detto prima, c'è la citazione di Minima Moralia, la diceva prima Erika, appunto, come faccio io ad autorizzarmi a perseguitare l'altro essere umano abbassandone la considerazione, squalificandolo simbolicamente a livello dell'animale? Questo perché io posso, nei confronti dell'animale, fare quello che voglio, perché l'animale è materia, è bruta natura a mia disposizione, no? Nelle lezioni sulla metafisica, anche in dialettica negativa, ma in maniera più, come dire, più sintetica, a un certo punto Adorno dice: che cosa accade nel campo di concentramento? Nel campo di concentramento muore l'esemplare, non muore più l'individuo, non muore più l'io. Quasi come, e si ricorda quello che aveva scritto nella dialettica dell'illuminismo, quasi come nella vivisezione il coniglio viene sacrificato come esemplare della sua specie, quindi non muore l'individuo, no? Ma muore l'esemplare, no? È interessante che c'è questo cortocircuito, no? Quindi non è cortocircuito, la dialettica dell'illuminismo, scusa se ti interrompo, è la donna che è considerata anche come esemplare della, anche, specie, certo, ma chiaramente, perché anche nella donna funziona lo stesso meccanismo di abbassamento a natura, riduzione alla sensibilità, che diventa squalificante, in quanto invece logos patriarcale, solare e razionale, no? Gioca questa dialettica, no? Ecco. Volevo finire di leggere però invece la citazione che aveva fatto Erika, perché ci serve invece per l'altro passaggio interessante che Adorno fa. Dice appunto, fa parte di quel meccanismo della proiezione morbosa, abbiamo letto prima, i detentori del potere avvertono come uomo solo la propria immagine anziché riflettere l'umano proprio come il diverso. L'assassinio è il tentativo di raddrizzare la follia di questa falsa percezione con una follia ancora maggiore. Ciò che non è stato visto come uomo, eppure lo è, viene trasformato in cosa? La tortura è la riduzione, è l'adattamento estremo, dice Adorno nelle lezioni sulla metafisica, perché si diceva l'adattamento, è l'adattamento estremo, è la riduzione dell'uomo, del corpo vivente a cosa? Perché questa riduzione a cosa? Perché questo uomo, ma questo vivente potremmo dire in generale, non possa confutare con un movimento lo sguardo del pazzo, del paranoico, appunto, chiuso nella sua sindrome identitaria, no? Di non poter accettare niente che sia diverso da lui se non come minaccia, e quindi inevitabilmente di rivolgersi contro di esso con una dinamica di annichilimento. Perché vi ho letto questo, la fine dell'aforisma di Adorno? Perché che cosa accade appunto in Auschwitz, sempre visto come pars prototo dello sterminio perpetrato dai nazisti, che cosa accade? Accade, abbiamo in piccolo la realizzazione di quello che sarebbe in grande un diffondersi generalizzato di una ragione strumentale totalitaria, di una ragione strumentale, di una ragione appunto, di una ratio che misura soltanto i mezzi attraverso i quali raggiungere i propri obiettivi, senza curarsi appunto, trasformando esattamente tutto l'ente in qualcosa che è a sua disposizione, a fini del dominio. L'orizzonte della ragione strumentale diventa totalitario, cioè non c'è più niente che possa in qualche modo uscire fuori da questo orizzonte. L'umano stesso viene ridotto ad ente manipolabile, disponibile, ridotto a corpo, ridotto a pura corporeità. Perché Adorno dice che, sempre nelle lezioni sulla metafisica, in dialettica negativa questo viene più sintetizzato, dice che quello che accade nel campo di concentramento, appunto il corpo viene ridotto appunto a, e qui cita Brecht, a corpo torturabile, l'umano viene ridotto a corpo torturabile,
il genocidio, lo sterminio dell'umanità e la riunione degli uomini in una totalità in cui tutto sta assolutamente sotto il principio dell'autoconservazione sono la stessa cosa. Il genocidio, quindi l'atto fisico di sterminare, ha il suo prodromo, la sua ragion d'essere, quindi inevitabilmente anche un suo la prosecuzione, se non viene riconosciuto come tale, nella riduzione dell'umanità a una totalità in cui tutto sta sotto il principio dell'autoconservazione. Anzi, il genocidio è l'integrazione assoluta. Il genocidio è l'integrazione assoluta, appunto la riduzione di tutto a un principio dominante di identità che non accetta nulla di altro, nessuno scalzo oltre, a un universalizzante mortifero che appunto ha come unico scopo estirpare ciò che fa problema, quindi il non identico, ciò che non rientra nello schema. E quindi è chiaro che se il genocidio è l'integrazione assoluta, anche se non perpetrata direttamente attraverso mezzi appunto criminali, è implicitamente un crimine e porta a questo. L'integrazione assoluta, la pura identità di tutti gli uomini con il loro concetto non è altro che la morte stessa. La pura identità è la morte. E qui Adorno cita Hegel, lo cita più ampiamente nelle lezioni che non dialettica negativa, dove dice ah, il giovane Hegel, invece lì lo dice espressamente. Di che sta parlando? Sta parlando della fenomenologia dello spirito, quando Hegel parla appunto dell'illuminismo, della furia del dileguare, della libertà come morte, che è interessante perché tra l'altro in quei passi c'è tutto un linguaggio mortifero cadaverico che ogni tanto ciccia fuori, no? Quando Hegel dice dello spirito che aleggia come un caesala dal cadavere, no? Oppure appunto quando proprio dice che la libertà assoluta è la morte, no? E qui Adorno chiaramente lo dice, lo sto usando in un modo che magari è un po' così, però mi sembra che Hegel stia un pochettino anticipando teoricamente quello che poi è avvenuto. Ora, la riduzione degli uomini, dell'umanità, al proprio concetto identitario, come atto genocida, come atto assassino, come omicidio mortifero, atto mortifero, anche qui si trova un parallelo in Adorno rispetto a quello che l'uomo, la società, la ragione fa rispetto alla natura, rispetto agli altri animali. Ad esempio, è interessante quello che nelle lezioni Problemi della filosofia morale, Adorno dice, a un certo punto dove appunto tocca la questione dell'animale rispetto a Kant, dice Schopenhauer aveva intuito invece questa cosa, no? Dice proprio questo, che lo stabilirsi della ragione totale come principio supremo dell'umanità, fondata appunto sul dominio sulla natura, dov'è che noi dov'è che lo esperiamo, lo incontriamo nell'esperienza? Nella tradizione di sfruttamento e maltrattamento degli animali, cioè lì l'animale è proprio ciò che in qualche modo è il bordo esterno di questa identità con cui l'uomo si identifica e si annienta. Se non ci fosse questo bordo esterno dell'animale come ciò rispetto al quale l'uomo pone il paradigma della sua identità, no? I due meccanismi sono correlati. Ok? Non c'è una genesi causale, ovviamente, però c'è un correlativo che Adorno ha presente e che torna fuori costantemente. Oppure nel Beethoven, dove dice: per il sistema idealistico gli animali hanno virtualmente lo stesso ruolo degli ebrei per quello fascista. Proprio più esplicito di così. Ora, c'è un correlato tra appunto questa chiusura dell'umano in un'identità che esclude il non identico e quindi in qualche modo riduce l'uomo a funzione della sua stessa autoposizione come uomo, e il fatto che l'uomo non si può porre come tale se non ponendo un altro da sé che esclude da questo meccanismo di identificazione. C'è un correlato, non c'è una genesi, non c'è un rapporto diretto. La teoria del dominio di dialettica dell'illuminismo e successivamente è una teoria molto stratificata, molto complessa, quindi non c'è un percorso lineare, non c'è un momento in cui Adorno e Horkheimer dice qui accade una caduta rispetto a un'età dell'oro. Non c'è nessuna età dell'oro in Adorno e Horkheimer, anzi, no? Anche la magia è sanguinosa e violenta, no? Chiaramente cos'è che manca alla magia? Il principio della fungibilità universale, manca quella chiusura che invece si realizza a tappe, una serie di tappe che sarebbe interessante appunto analizzare nella storia della civiltà. Quindi non c'è un meccanismo di causa-effetto, però c'è una correlazione.
Quello che però c'è è l'effetto che questo produce, quello che sia Horkheimer in Eclisse della ragione, sia Marcuse in Controrivoluzione e Rivolta, poi chiamano la rivolta della natura. C'è un rivoltarsi della natura soggiogata, violentata dall'uomo, e che torna in qualche modo a vendicarsi, l'ha detto bene prima anche Erika, all'interno delle stesse strutture dello spirito, irrigidite, quindi rivolte contro l'uomo stesso, no? La storia, la civiltà come processo acefalo, come processo che in qualche modo finisce per esautorare l'uomo stesso che l'ha messo in moto, un po' come Topolino e le scope nel film di Walt Disney. E quindi questa riduzione dell'uomo a corpo torturabile ha un suo prodromo, no? In ciò che l'uomo fa al vivente. Tra l'altro, piccola nota, diciamo, con Erika, è curioso, bisognerebbe capire perché quando cita Brecht sbaglia la citazione Adorno, perché Brecht parla del corpo torturabile, scrive Leib, e Adorno invece scrive corpo. Questo lo lasciamo per una discussione. Leib. Sarebbe da riflettere su questo. Comunque no, la butto lì. Dicevo appunto di questo meccanismo per cui la natura negata ritorna all'interno del meccanismo della civiltà. L'emancipazione dalla natura, ecco il punto su cui volevo poi un pochettino chiudere le ultime battute, l'emancipazione dalla natura che la civiltà promette non riesce come un positivo e non riesce come un meccanismo di oppressione dell'altro, perché questo riproduce quella che Adorno spesso chiama la bestialità dell'uomo, che, come dice Derrida nella Bestia e il Sovrano, la bestialità è proprio dell'uomo. L'animale non è bestiale, è l'uomo che è bestiale. Okay? Che cosa vuol dire quindi cercare di adempiere le promesse della civiltà, in un certo senso non cercando di aggirare quel meccanismo di oppressione dell'altro? Significa addentrarsi in quella che è la dialettica della soggettività animale, aggiungo, che è un sottofondo della riflessione di Adorno. Cioè, nel frammento uomo-animale, dialettica dell'illuminismo, loro dicono chiaramente, no, l'idea dell'uomo trova espressione nella distinzione dall'animale. Con l'irragionevolezza dell'animale si dimostra la dignità dell'uomo, no? Quindi c'è questo rapporto oppositivo necessario, senza la squalificazione simbolica e non solo, l'oppressione anche dell'animale, l'uomo non si erge a diverso e dominatore, ha bisogno di questo meccanismo. E questo addirittura lo definiscono il fondo inalienabile dell'antropologia occidentale, cioè non c'è antropologia occidentale che non abbia in questo meccanismo di divisione, di distanziamento e quindi evidentemente anche di oppressione dell'animale il suo trigger. Dispositivo. Ok. Però è interessante che, mentre nel frammento Uomo-Animale dialettica dell'Illuminismo, dopo aver fatto questa bellissima apertura, in cui tra l'altro tornano sulla questione della vivisezione e dicono soltanto l'uomo agisce con quei guizzi meccanici e violenti con cui noi pensiamo di descrivere il comportamento dell'animale sotto i ferri. I behavioristi, sì, chiaramente, no? Dopo aver detto questo, però, poi c'è tutto l'excursus che, tra l'altro, per la quasi totalità è sulla donna. loro dicono, parlano dell'animale come la soggettività animale, la soggettività triste, no? Che non riesce, la durata dell'animale è una durata triste, non riesce in qualche modo, perché non ha il linguaggio, non ha il concetto, non riesce a uscire da questa chiusura. E questo è importante, perché chiaramente soltanto attraverso il concetto c'è la possibilità di una universalità, no? E l'animale non accede al livello dell'universale, non accede al livello dell'universale né nel bene né nel male, nel senso che, come qualcuno ha letto prima, forse era Erika, il livello di distruttività, di annichilimento a cui l'uomo può arrivare è proprio commensurabile al suo livello di universalità, al livello di universalità a cui giunge la sua forma di esistenza. La forma di esistenza umana è planetaria, e quindi, come si apre a dietro l'illuminismo, la sciagura è tellurica quando l'uomo realizza in maniera maligna questo processo di universalità. Però al contempo, ed ecco l'ultima battuta su cui tornerò, esiste un universale invece positivo, un'universalità diverso, che in qualche modo realizza quell'emancipazione dalla natura senza fare violenza alla natura, lo vedremo alla fine.
Questo in dialettica dell'illuminismo. Quasi dieci anni dopo, nel colloquio su teoria e praxis del 56, Adorno e Horkheimer, così a un certo punto si spunta fuori questo animale e ne parlano in maniera un po' diversa, soprattutto Adorno, che Horkheimer era molto vicino a questa tematica grazie a Schopenhauer, però pure Adorno sappiamo che sull'animale, insomma, insisteva parecchio, gli animali sono importanti, come dice Cristina Gerhard nell'immaginario adorniano. Perché quando parlano del lavoro umano, a un certo punto si pongono il problema del c'è felicità nel lavoro, nella misura in cui il lavoro umano è appunto legato a alla necessità della produzione, della riproduzione, e quindi è il lavoro non libero, chiaramente non c'è felicità. Allora si chiedono, ma è lo stadio dell'animale, invece, il livello dell'animale, conosce la felicità? E contrariamente a quello che dicono nella dialettica dell'illuminismo, Horkheimer dice non contrariamente, integrando quello che dicono la dialettica dell'illuminismo, Horkheimer dice la felicità sarebbe la condizione dell'animale, Zustand des Tiers, visto dalla prospettiva di ciò che non è più animale. Visto dalla prospettiva di ciò che non è più animale, la felicità. E quindi vedete, anche per la definizione di felicità è necessario il rapporto tra l'umano e non umano. La felicità, dice Horkheimer, sarebbe la condizione dell'animale vista dal punto di vista, dalla prospettiva di ciò che non è più animale. E invece Adorno va sparato, perché subito dopo dice: ma è dall'animale che noi potremmo imparare che cos'è la felicità. Dice: ma come? Prima avevi detto, cercherò di dire adesso brevemente perché c'è questa apparente, perché è un'apparente discrepanza tra questi due testi. Oppure quella bellissima, bellissima frase di Adorno, quella definizione della filosofia, c'è cioè la filosofia, die Philosophie ist eigentlich dazu da, das einzulösen, was im Blick eines Tiers liegt. La filosofia esiste in realtà per riscattare, redimere ciò che giace nel fondo dello sguardo di un animale. Bellissima definizione, apparentemente enigmatica, ma che in realtà si concilia benissimo con quello che abbiamo appena letto, perché la contraddizione è solo apparente, nel senso che quello che dicono nel frammento Uomo Animale Adorno e Horkheimer ha a che fare con l'esistenza individuale dell'animale, mentre qui loro parlano del lavoro, che è chiaramente un rapporto sociale per quanto riguarda l'uomo. E allora il problema è che cosa potremmo imparare dagli animali, non individualmente nell'esistenza individuale, ma nell'esistenza collettiva, un modo diverso di stare insieme tra di noi e con gli altri. Cioè c'è una dimensione più sociale, questa gioia di cui parlano loro, sospetto che abbia più a che fare appunto, perché parlano proprio della gioia del lavoro, quindi di una dimensione sociale, di un modo di essere appunto, di una forma di vita sociale, autentica per l'uomo, autentica, scusatemi, la caduta nell'heideggerismo. Questo si richiama all'aforisma sur le di Minima Moralia, no? Quando, citando Maupassant, dice Adorno, probabilmente una società emancipata da questa continua ansia di dominare, di controllare e di possedere proverebbe addirittura disgusto per questa ansia, no? di crescere, e aspirerebbe a fare nulla come un animale, probabilmente, no? Cioè l'immagine, sempre l'immagine ovviamente utopica di quella che sarebbe un vero rapporto. È tratta da un colloquio dai protocolli di un colloquio tra Adorno e Horkheimer del 56. Poi ti do la riferimento. E allora chiudo velocemente sulle ultime questioni. Perché dicevo questa questione dell'importanza di distinguere il livello individuale e il livello sociale? Perché prima l'abbiamo un po' accennato. Adorno, quando parla dell'io ovviamente umano come autoposizione, dice due cose, sia nelle lezioni che in dialettica negativa, apparentemente appunto non dialettiche, quindi non in contraddizione, ma relate fra di loro. Che l'io, come principio dell'autoposizione, di ciò che si pone come identico a sé, è ciò che non sarebbe da salvare, perché è proprio implicitamente, strutturalmente dentro quel meccanismo identitario di negazione dell'altro. Al tempo stesso dice, nella condizione sociale in cui ci troviamo, che invece tende all'annullamento dell'io, all'adattamento come fenomeno regressivo, invece la forza dell'io è qualcosa che è necessaria
adesso, cioè come dire, si deve passare attraverso un momento di resistenza dell'io a un adattamento a una società appunto della violenza e del dominio, del totalitarismo, no? Della fungibilità universale. E questo appunto va un po', come dire, a chiudere il cerchio. Adorno appunto nelle lezioni sulla metafisica lo dice esattamente nei passi che abbiamo appena letto, e questo fenomeno di autoposizione è ciò, è il meccanismo attraverso cui la società stessa si riproduce nell'individuo, no? Quindi è chiaro che c'è una partecipazione dell'io al contesto di colpo universale. Al tempo stesso, dicevo, la condizione filosofico-storica non permette un abbandono dell'io, ma invece necessariamente passa attraverso un fenomeno di resistenza all'omologazione. E, nel capitolo su Kant, sono le ultime due citazioni con cui vi ammorbo, poi vi lascio stare, lo dice chiaramente proprio alla fine, quando parla della libertà. Che cos'è la libertà? Come facciamo noi a esperire oggi la libertà? Non possiamo se non in questa forma appunto contraddittoria. E non possiamo risolvere la contraddizione, perché la contraddizione non si risolve pensandola. La contraddizione di libertà e determinismo, cioè possiamo agire, possiamo fare, possiamo scegliere, ma siamo al tempo stesso determinati, non è una delle tante posizioni teoriche, dogmatiche e scettiche, ma il fatto che siamo ora liberi o non liberi è una condizione appunto oggettiva. Sotto l'aspetto della libertà, gli esseri umani sono non identici con sé, poiché il soggetto non è ancora tale, e ciò proprio a causa della sua instaurazione come soggetto. Il sé è l'inumano, rileggo. Il soggetto non è ancora tale. Noi non siamo identici veramente con noi stessi. Questo è veramente incredibile, questa parte. Non siamo identici con noi stessi, perché l'instaurazione del soggetto, in qualche modo, rende fasulla quell'identificazione, cioè fallisce in realtà l'identificazione. Appunto è una illusione che esista questa identità, e nella misura in cui si realizza è appunto il genocidio che dicevamo prima. Il sé è l'inumano, qui l'inumano nel senso proprio della bestialità che si diceva prima. Il sé è la reificazione. Il sé è la reificazione. La libertà e il carattere intelligibile sono affini sia all'identità che alla non identità, e non è possibile separare i due momenti. I soggetti sono liberi nella misura in cui sono coscienti di sé, identici con sé, e in questa identità sono di nuovo anche non liberi nella misura in cui sottostanno alla sua coazione e la perpetuano. E certo, questa è la legge morale, l'identità è qualcosa che in realtà come dire, costringe. Quindi per tutto il capitolo su Kant lui dice la costrizione e la libertà come si armonizzano. Paradossalmente il momento della libertà, lo diceva prima Erika, si rifugia nel momento dell'attimo della spontaneità, in quell'elemento di spontaneità, del non controllabile, del non misurabile, del non riducibile all'identico. Ma qui dice, però proprio qui i soggetti si esperiscono come non liberi, perché sono natura diffusa, non identica. Ma proprio perché sono natura diffusa, non identica, sono liberi. Perché le pulsioni che li sopraffanno, qui è interessante perché è Anspringen il verbo, che è proprio che gli saltano addosso, come gli animali saltano addosso. Le pulsioni sono come bestie che saltano addosso al soggetto. E che cos'altro è la non identità con sé, se non il fatto di essere assaliti da questo elemento non riducibile? Allora si liberano del carattere coattivo dell'identità, no? Questa è la dialettica in cui stiamo, la dialettica della libertà, non risolvibile appunto dall'individuo. E là si pone il problema della società, su cui chiuderò. Perché invece il meccanismo appunto dell'autoposizione, perché questo meccanismo identitario, per poter in qualche modo aprirsi ed essere, come dire, crocevia di un atteggiamento pratico libero, deve fare quello che diceva prima, accennava prima Erika, cioè aprirsi a una dimensione di solidarietà col vivente, con solidarietà con l'umano. Ci sono le bellissime pagine, io non mi stanco mai, le cito praticamente ogni volta, mi chiamano a parlare di qualsiasi cosa, io cito queste pagine Adorno, ce le metto perché sono fantastiche, laddove dopo aver parlato in dialettica della negativa, dopo aver parlato dello strato somatico come quello che in qualche modo fonda il nuovo imperativo categorico, che Auschwitz non si ripeta. Come faccio io a fondare l'imperativo categorico della contemporaneità, che Auschwitz non si ripeta? Non lo posso fondare. Come non posso dimostrare, dice nelle lezioni sulla metafisica, che non posso argomentare che non è giusto torturare, perché il solo fatto che io mi metta a argomentare che non è giusto torturare mi mette, come dire, in una
dentro un meccanismo di follia, no? È il sentire che in qualche modo arriva in prevalenza rispetto alla, alla straziabilità, alla torturabilità dei corpi. Dopo aver detto questo, subito dopo, dice, c'è qualcosa appunto di fondamentale, essenziale, che la cultura si porta dentro e che però costantemente rimuove, e che ha rimosso e che ha riscoperto in forma maligna nei campi di concentramento. Di questo elemento fondamentale, chi è che ne ha sentore? I bambini. L'infanzia ha un sentore di ciò nel fascino che proviene dalla zona del beccamorto, della carogna, del disgustoso odore acre, della putrefazione, delle espressioni oscene per questa zona. Un sapere inconscio suggerisce ai bambini che sarebbe interessante ciò che qui viene rimosso dall'educazione civilizzatrice. La misera esistenza fisica si infiamma per l'interesse supremo altrettanto rimosso per il, citazione, virgolette, di cosa siamo fatti e dove va a finire. Che cosa siamo? Siamo appunto corpi viventi esposti al dolore e alla mortalità. Colui al quale riuscisse di riflettere su ciò da cui una volta era sopraffatto, e qui è Überwalden, colui al quale riuscisse di riflettere su ciò da cui una volta era sopraffatto al suono di parole come canile di scolo e porcile, sarebbe ben più vicino al sapere assoluto del capitolo hegeliano, che glielo promette per poi negarglielo con superiorità. Dopo alla fine la vuoi dire, sarei tenuto alla fine, vabbè, tanto c'è Paolo. No, vabbè, l'ho fatto apposta. Un proprietario di albergo, scusate, ve lo leggo tutto perché cioè, così fai con si mette alla fine e poi da a me all'inizio, non nota la... Tu non sai che gli adorniani sono segretamente leninisti, quindi organizzano le conferenze proprio molto per... bene. Un proprietario di albergo di nome Adamo uccideva a bastonate i topi che sbucavano nel cortile davanti agli occhi del bimbo, che gli voleva bene. A sua immagine il bimbo si è fatta quella del primo uomo. Scusa, pagina? Pagina 329 di Dialettica Negativa. Qui un ricordo di Adorno, un proprietario di albergo, davanti al figlio schiacciava questi topi che uscivano da un buco nel cortile, dice, e a sua immagine il bambino si è fatta quella del primo uomo. Cioè, di che cosa vuol dire essere umani? Essere umani significa sacrificare la vita dell'altro, tanto più in quanto l'altro è squalificabile, addirittura visto come un pericolo. Che questo venga dimenticato, che non si capisca più che cosa una volta si prova davanti al carro della Calappiacani, è il trionfo e il fallimento della cultura. È il trionfo della cultura. La cultura è ciò che ci obbliga a dimenticare che cosa si è provato di fronte al carro della Calappiacani, a quella solidarietà verso il vivente che, se io mettessi in pratica, renderebbe impossibile la civiltà, no? Perché l'uomo si erge appunto nelle, no, da Freud, questo, solo attraverso questo meccanismo. E però al tempo stesso è il fallimento. E subito dopo, la pagina dopo, dice che Auschwitz è il fallimento della cultura, no? Perché noi ci ritroviamo in Auschwitz esattamente come una metonimia, come una parte per il tutto, questa riduzione dell'animale appunto a scarto, a residuo, a ciò che deve essere spazzato via per poter permettere all'umano di ergersi, fare dell'animale il piedistallo, no? Dell'umano. L'umano si ritrova ridotto all'animale che lui stesso, dunque è, scusate la mia citazione meridiana, ma mi è venuta. Allora, chiudo su questo, dicevo appunto, se appunto l'identità dovrebbe essere quindi un'identità che si pensa diversamente, allora un'identità che è aperta invece a questa alterità, un'identità che invece non si chiude paranoicamente in questo meccanismo di esclusione e di oppressione, ma invece si apre all'altro, come dice in parole chiave, la realizzazione della pace sarebbe appunto la comunicazione del differenziato, no? Sarebbe ciò che appunto si pone non come appunto escludente l'altro, ma invece in un trapasso, quindi un'identità che si fa porosa, no? Rispetto a questa alterità, quindi riconoscere come l'animale, la soggettività animale è dentro la soggettività umana come un appunto, meccanismo di negazione costante. Ora, perché questo possa realizzarsi, certo, è importante, come diceva Erika, che uno in una situazione in cui la prassi sembra bloccata assuma su di sé il compito morale di agire come se questo potesse essere. Allora, prima si poneva la questione
Ma quindi che bisogna fare? L'individuo agisce, poi la società forse viene dopo, ma no, perché certe volte in Adorno è evidente che Adorno è molto hegeliano in questo e dice ma no, quindi la società, la totalità ha non soltanto un momento di predominio negativo, no? Lo dice bellissimo in Erziehung und Mündigkeit, a un certo punto quando dice i processi primari di educazione non vanno dal dentro al fuori, vanno dal fuori al dentro. Cioè noi diventiamo esseri umani attraverso un processo di introiezione, no? E lo dice non come una cosa negativa, e lo distingue, dice c'è l'anpassung, cioè l'adattamento a appunto l'universale distruttivo negativo, che è una cosa, ma dentro questo c'è un meccanismo fondamentale dell'educazione umana, che è l'adattamento invece all'altro che è umano e mi insegna che cos'è l'umano, che ci sta e non è eliminabile, no? Quindi è chiaro che è una determinazione reciproca. Io però vorrei provare a dare una risposta dicendo che non è l'individuo e società, visti così, sono contrapposti. C'è però un problema in Adorno che cito soltanto e non argomento neanche, che non è la società, ma è la socializzazione, la Vergesellschaftung. Adorno, da Dialettica dell'Umanismo in poi, parla della Vergesellschaftung, cioè del processo di socializzazione, che ha dentro di sé tutti questi momenti. Perché che cos'è il processo di socializzazione? È il processo attraverso il quale una certa compagine sociale, una certa immagine di sé, che implica una certa immagine dell'altro da sé, no, della natura, ha una certa modalità di rapporti interni degli individui fra di loro, e che implica anche un rapporto dell'individuo con se stesso, con la natura appunto interna, che ognuno di noi è. Quindi il problema non è che la società deve cambiare prima dell'individuo o l'individuo prima della società, il problema è proprio quello di che processi di socializzazione mettiamo in campo. Quindi lo vedrei una possibile risposta, non è una risposta, una possibile linea di risposta, è vedere qual è il processo di socializzazione che noi stiamo mettendo in campo, che possiamo pensare di realizzare. Finisco quindi dicendo, sunto di tutto questo, quello che si realizza in Adorno è la prospettiva di un materialismo solidale, quindi la riduzione a corpo, alla sua come dire, realizzazione maligna, demoniaca in Auschwitz, ma al tempo stesso è anche la spia di quello che è la radice del comportamento morale, quanto tale, e che va salvato invece, cioè quel materialismo dei corpi, della mortalità, della sofferenza, che include anche gli altri animali, come soprattutto Horkheimer dice spesso, ma anche Adorno ogni tanto c'ha delle puntate su questo. Horkheimer lo dice, vabbè, in teoria critica, dice la solidarietà è la solidarietà della vita, l'animale ha bisogno dell'uomo, a un certo punto dice, no? Infine, l'ultima cosa sul momento della prassi, in Adorno è fondamentale, la prassi non è come io, come Erika, non mi stanco mai di ripetere, non c'è affatto un pessimismo, non c'è affatto una tarassia, una contemplazione in Adorno, perché il momento dell'arresto del meccanismo di dominio è un momento pratico. Se noi pensiamo che il meccanismo di dominio è un meccanismo di oppressione e di asservimento dell'altro, arrestare i meccanismi di dominio, anche a partire dall'individuo, non è senza effetto. È il momento attraverso il quale io lascio emergere l'alterità che sto opprimendo, che sto distruggendo, lascio spazio a questa alterità, perché a questo non identico, perché possa manifestarsi. Quindi quando Adorno a un certo punto dice, è tutto metaforico, quando parla nel colloquio su televisivo su Beckett, a un certo punto dice l'io che potrebbe realizzare la libertà è solo l'io che si nega, l'io che muore, oppure nei commentari su Proust dice, a un certo punto dice, il vera forma dell'amore è l'inanimato, colui che sogna, no, la propria, colui che vede la propria donna che dorme, insomma, quando sta mettendo questo in campo, tutta questa immaginario di un io che si smonta, che si interrompe, tutto questo ha un sottofondo teorico e pratico importantissimo. Arrestare i meccanismi di dominio non è senza effetto, e quindi è un momento pratico a tutti gli effetti, quindi non è la negatività di Adorno che non vuole dire, no, è che se non si passa da lì, come dire, il discorso non si compie, eh? Il disinnescamento dell'identità e quindi la manomissione dell'identità passa attraverso la sua messa in mora, il suo arresto, e questo è un momento della prassi. Grazie.